All'indomani del 28 aprile, giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, Marche Multiservizi ha scelto la formula della rappresentazione teatrale per mettere l'accento su sensibilizzazione alla prevenzione da infortuni e morti sul luogo di lavoro. I dipendenti dell'azienda questa mattina si sono radunati nell'auditorium di Marche Multiservizi per assistere allo spettacolo A chi esita della compagnia Rosso Levante. Una narrazione ispirata alla cronaca quotidiana che punta a trasmettere in maniera innovativa e coinvolgente il valore critico della tematica. Un messaggio forte necessariamente, è teatro, è finzione, ma tutte le storie che mettiamo in scena sono tratte purtroppo dalla cronaca. È un viaggio in Italia da nord a sud e affrontiamo storie di sicurezza o di mancanza della sicurezza non soltanto sul lavoro ma anche sulle strade, negli ambienti domestici, in tutti i tempi della vita insomma. Stiamo investendo da decenni ormai moltissime ore in termini di formazione. Noi facciamo complessivamente oltre 10.000 ore di formazione all'anno per tutto il personale, circa il 60% è dedicato alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Quindi è un impegno importante e comunque non è né un costo né tantomeno è un lusso. È un nostro dovere e comunque, dicevo, è un diritto per tutti quanti fare in modo che questo sia un luogo di lavoro, ma un luogo sicuro, sano e in questa direzione continueremo a investire. Noi abbiamo iniziato a creare spettacoli sulla salute e sicurezza sul lavoro a partire dal 2010. Quando abbiamo raccontato la storia di un nostro caro amico che è rimasto schiacciato da un cancello di 600 kg dopo una lunga giornata di lavoro. Quindi è uno spettacolo nato dalla necessità di raccontare questa storia particolare per urlare al mondo basta, mai più, perché non è possibile che ogni giorno in Italia ci siano 3 morti sul lavoro e decine e decine di incidenti, non tutti gravi per fortuna, ma comunque questa cosa va avanti da troppi anni ed è ora di cambiare. Devo dire che le Marche rispetto all'anno precedente gli incidenti sono diminuiti di circa 2.000 e anche nella provincia di Pesaro si è avuta una diminuzione di 200 casi, quindi c'è sicuramente una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità, ma ciò che è fondamentale è la formazione. Infatti mi complimento con Marche Multiservizi per l'organizzazione di questa giornata, perché i lavoratori devono essere consapevoli dei rischi che incontrano nello svolgimento del loro lavoro, ma si può essere consapevoli solo se si è adeguatamente formati. Un impegno di Marche Multiservizi verso sensibilizzazione e formazione supportato da risultati concreti. A cominciare dagli ultimi 3 mesi del 2023, risultati come primo trimestre senza infortuni fra i 620 dipendenti dell'azienda. Comunque sta dando dei grossi risultati. Abbiamo ridotto di circa il 60% il livello infortunistico, anche quello che è la gravità degli infortuni si è ridotta in gran parte. Molti tra l'altro su questi sono quelli che sono rimasti, molti sono soprattutto sul percorso casa lavoro, tanto per intenderci. Diciamo che il nostro obiettivo è un obiettivo forse difficile da raggiungere, ma che dobbiamo perseguire con determinazione e perseveranza. E l'obiettivo è infortuni zero.